Carissime sorelle e carissimi fratelli nel Signore nostro Gesù, sono molto lieto e molto commosso di essere con voi in questo vespero per celebrare la più importante delle azioni che un uomo possa compiere fin da piccolo: partecipare alla grande opera di salvezza che, come ci ha detto il Santo Evangelo di oggi, Gesù ha compiuto in totale libertà. Io do la mia vita per poi riprenderla, nessuno me la può togliere, per rendere possibile a tutta la famiglia umana e a ciascun uomo una esistenza piena di significato e di valore, una esistenza riuscita, un'esistenza piena di significato e di valore è riuscita perché è santa. Il santo è un uomo, una donna riusciti. So che siete rientrati da un numeroso pellegrinaggio a Roma e ad Assisi, proprio in questo tempo pasquale, intorno alla canonizzazione dei due grandi papi. E proprio oggi, a mezzogiorno, abbiamo appreso un'altra notizia molto, molto bella per la nostra diocesi, e cioè che il Santo Padre ha deciso di beatificare Paolo VI il 19 di ottobre, al termine del Sinodo sulla Famiglia. Siamo qui, come ci ha ricordato Don Stefano, il quale mi ha spedito una relazione molto articolata e precisa sulla bella vitalità della vostra comunità parrocchiale, che io stesso ora posso toccare con mano, vedendo i rappresentanti delle varie associazioni presenti e vedendovi così numerosi di tutte le età e di tutte le generazioni. Cioè, celebriamo i 100 anni esatti dalla data in cui il beato Cardinal Ferrari ha dedicato questa bella chiesa. È impressionante giungere in questo vostro bel paese, non tanto grande, molto a misura di uomo, vedere un tempio così imponente, così ben curato. E giustamente Don Stefano ha detto la gratitudine, nominando con precisione anche taluni dei principali artefici di questo tempio bellissimo. Ma è ancora più impressionante vedervi qui intorno all'Eucaristia, sentire il canto del Gloria di questi tre cori che si sono congiunti per l'occasione straordinaria della visita dell'Arcivescovo, e vedervi partecipare con piena consapevolezza al grande gesto in cui Gesù offre ancora oggi, risorto e perciò vivo, la sua vita per noi. L'epistola di oggi, scritta da San Paolo ai Romani, presenta una serie di interrogativi su cui noi dobbiamo riflettere con molta attenzione. Chiunque invocherà il nome del Signore, dice Paolo, sarà salvato. Invocare il nome del Signore significa mettersi sotto la sua protezione, la sua forza, di colui che è vero uomo e vero Dio. Anche oggi chi si mette sotto il suo nome, noi i
cristiani. Cristiano è colui che è di Cristo, è salvato. Ma poi Paolo incomincia con una serie di domande. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Poi, come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? Poi, come ne sentiranno parlare senza qualcuno che lo annunci? E come lo annunceranno se non sono stati inviati? Come sta scritto, quanto sono belli i piedi di coloro che recano un lieto annunzio di bene. Giovedì scorso abbiamo portato il sacro chiodo, reliquia così venerata da noi ambrosiani, in taluni luoghi significativi della vita della metropoli e della terra ambrosiana, a cui anche questa comunità appartiene, presso l'ospedale, presso gli ammalati psichici, gli ammalati terminali, le persone in stato vegetativo, presso gli immigrati nella zona di via Padova, presso il mondo del lavoro con tutti i suoi problemi, che ha toccato tanto anche voi in questa crisi che sembra non terminare più, il mondo dei lavoratori, dei disoccupati, degli imprenditori, il mondo delle banche, della finanza e il mondo della cultura, dell'arte, dell'espressione. E abbiamo culminato questo gesto di processione della croce con una azione drammatica nella piazza del Duomo, in cui varie forme di bellezza hanno cercato di rendere omaggio al sacro chiodo che dominava la piazza e di invitare tutti i fedeli ambrosiani, di invitarli a venerare la croce e a prendere parte a che cosa? A questo compito di inviati. Ecco, come ne sentiranno parlare senza qualcuno che lo annunci e come lo annunceranno se non sono stati inviati? Allora, questa bella comunità, questa parrocchia felice di Trecella è l'esito di questa missione, di questa testimonianza per la quale di generazione in generazione la bellezza, la verità e la bontà della vita vissuta secondo Gesù in famiglia, nell'educazione all'amore, sul lavoro, nei momenti del riposo, nell'affrontare il dolore, nell'educare le giovani generazioni, nell'edificare una vita civile nella quale tutti con libertà possono trovare spazio cercando un'amicizia civica e una vera concordia. Perché i vostri padri e i padri dei vostri padri si sono sentiti mandati, inviati. E così deve essere anche per ciascuno di noi. Questa bella comunità, in unità con tutto il comune di Pozzuolo e con tutta la realtà del decanato di Melzo, in questa zona della Martesana, deve essere composta da cristiani consapevoli di questa missione. Dice il Santo Padre nella sua esortazione sulla gioia del Vangelo: quando la Chiesa chiama all'impegno di evangelizzare, non fa altro che indicare ai cristiani la realizzazione personale. Non si può conoscere fino in fondo, non si può gustare fino in fondo, non si può godere fino in fondo
della fede in Cristo senza comunicarla. Ecco allora il primo compito che l'arcivescovo in questa breve visita, ma che vuole essere intensa pastorale, vi lascia. Ognuno di noi è in missione. Dove? Nella propria famiglia, nel proprio paese, nel proprio ambiente di lavoro, nei momenti del riposo, attraverso l'oratorio, attraverso le associazioni di varia natura che in questo comune ho saputo appunto essere molto ricche. Se io non comunico, finché non comunico, non conosco. Ognuno di noi fin da piccolino, riflettendo sulla sua esperienza, può capire questa profonda realtà. Allora dobbiamo fare un secondo passo e poi tirare una conclusione. Abbiamo letto nel Vangelo che il mercenario non conosce fino in fondo le pecore, perché le pecore non gli appartengono. Ecco la grande parola. Per poter essere missionari, per poter essere coloro che annunciano e sono inviati agli altri, bisogna vivere l'appartenenza a Gesù, a Gesù. Allora sono stato molto lieto di apprendere da Don Stefano che sempre la liturgia nella vostra comunità, l'Eucaristia, i sacramenti sono vissuti come il cuore e realmente il centro della vostra esistenza quotidiana, perché questa è la forma di appartenenza più potente. Attraverso il battesimo, tutti i sacramenti e l'Eucaristia, Gesù, dice San Paolo, ci incorpora, ci rende un solo, unico corpo di cui lui è il capo. Ecco allora l'importanza di tutta la vita che si deve snodare a partire dalla Eucaristia domenicale, come voi fate attraverso le varie forme, anche attraverso la festa di questo grande centenario che è stato definito sul vostro bollettino di Pasqua come l'occasione per una nuova primavera di rapporti, per una primavera di rapporti nuovi. Abbiamo in comune Gesù. Gesù è ciò a cui teniamo con tutto il nostro cuore, non perché siamo dei fissati, ma perché abbiamo toccato con mano fin da bambini quanto l'appartenenza a Lui sia piena di libertà, quanto ci liberi, quanto ci spalanchi a tutto il mondo. Allora bisogna, e questo è il secondo lascito, il secondo invito che l'arcivescovo vi dona oggi: dobbiamo vivere a fondo questa appartenenza ancora una volta in tutti gli aspetti della nostra vita, partendo dal centro, dal cuore, dalla domenica vissuta bene e poi attraverso tutte le forme associate, la condivisione di chi è nel bisogno. Ho saputo del tentativo che state facendo di una nuova configurazione della Caritas con Pozzuolo, ho saputo dei ministri della comunione che regolarmente visitano gli ammalati, ho saputo della bellezza del vostro oratorio che dobbiamo alla creatività di Don Giuseppe. Ecco, lì, ma poi bisogna arrivare a tutti, il campo e il mondo, ci siamo detti, e dobbiamo percorrere tutte le vie che ci conducono ad ogni uomo che la provvidenza fa venire al nostro incontro. E poi la conclusione che rivolgo soprattutto ai ragazzi, alle ragazze e ai giovani. Oggi noi celebriamo la festa della vocazione, delle vocazioni. La vocazione, noi sappiamo che può essere fondamentalmente in due direzioni: o prepararsi al matrimonio, o se uno sente nel cuore, o anche una ragazza, una inclinazione
a dedicarsi a Dio, verificare, imparare, capire perché il Signore me la mette nel cuore con molta libertà. Ognuna delle due strade si converge, diventa, è mossa da un'unica ragione, da un unico motivo, e questo motivo è l'amore. Per cui i nostri ragazzi e le nostre ragazze devono educarsi all'amore, ed è compito dei genitori, della comunità educante dell'iniziazione cristiana, in modo particolare delle catechiste e dei catechisti, è compito degli educatori, degli allenatori del calcio, piuttosto di quelli che insegnano la musica, è compito dei maestri, delle maestre, dei professori, far crescere, educare all'amore. Ma tutti noi, anche i più piccoli, sanno che su questa questione oggi c'è molta confusione. Ecco perché bisogna imparare ad amare. Tutti noi sappiamo qualcosa dell'amore perché lo proviamo spontaneamente verso il papà e la mamma, verso lo sposo e la sposa, ma amare veramente, amare come ha amato Gesù, con tutti i nostri difetti, i limiti, le contraddizioni che il perdono di Dio può sempre salvare, amare l'altro come altro, non schiavizzarlo legandolo a sé, facendolo diventare uno strumento per la propria affermazione, ma raggiungendo il suo vero bene, come fa una mamma, come fa un papà, che vogliono gratuitamente il vero bene del figliolo. Ecco, bisogna imparare ad amare. Questo ci dice la festa delle vocazioni, e io questo lo raccomando soprattutto ai ragazzi, alle ragazze, che subito, e a tutti gli educatori, fin dai primi anni debbono essere educati a questo. E l'introduzione alla vita della comunità cristiana, all'incontro personale con Gesù, che avviene attraverso i sacramenti della comunione, della cresima, ancor prima del battesimo, mediante i genitori, deve essere già tutta orientata a questa educazione all'amore, che poi ci permette anche di lavorare con serietà, di riposare con verità, di condividere il bisogno e il dolore con vigore ed energia, di edificare con tutti, indipendentemente dalla loro religione e dalla loro fede, una vita civile piena di giustizia. Ecco, di tutto cuore questo è il messaggio che l'arcivescovo vi lascia, e su cui sono certo che, sotto la guida di Don Stefano e di Don Giuseppe, voi vorrete ritornare a riflettere, perché il vostro cammino dopo questo splendido centenario sia realmente, come quello che sta avvenendo oggi nella natura, una fioritura nuova. Amen.